Buonasera e benvenuti a tutti voi. Sono davvero molto emozionata di essere qui questa sera dopo tanti mesi di silenzio. Questo concerto l'abbiamo voluto intitolare Open Up, proprio in contrapposizione a Lockdown. Questa sera si riaprono le porte del nostro teatro, del Teatro Manzoni, alla grande musica e credetemi ce n'era davvero tanto bisogno. Desidero ringraziare tutti gli sponsor e tutto il nostro pubblico che ci è stato accanto durante questi lunghi mesi con grandissimo affetto e con tutto il suo sostegno, e questo ci ha veramente riempito di coraggio e di energia. Ringrazio il Comune di Bologna per aver accolto subito con entusiasmo questo progetto così un po' coraggioso nato sotto il sole di agosto, il 15 di agosto, perché non poteva non avvenire a Bologna un evento così importante come la rinascita, la riapertura e l'ingresso nuovamente dalla porta principale della nostra grande musica. Ringrazio il sovrintendente del Teatro Comunale, Fulvio Macciardi, che è qui con noi questa sera, e od ora voglio rivolgere un ringraziamento davvero particolare ad Alfa Sigma per il sostegno, ma anche per la passione, per la competenza che ci accompagna sempre in tutti i nostri progetti. Davvero grazie, grazie di cuore. Il grazie più importante va naturalmente ai nostri maestri di questa sera, a Gigi e Tony, come amano essere chiamati, che hanno reso possibile questa magia e che veramente ci riempiono di grandissima gioia. Quindi adesso lasciamo spazio alla musica, lasciamo spazio alle emozioni che soltanto lo spettacolo dal vivo ci sa trasmettere. Buon ascolto a tutti e voi e grazie. Buona serata. Thank you.
buonasera a tutti. Grazie infinite per questa accoglienza. Per noi è una giornata importante, per noi tutti, per noi musicisti, per noi bolognesi. Dico noi perché io ho sposato una bolognese, quindi mi sento un po' bolognese questa sera. Ringrazio sentitamente col cuore la signora Scardovi che ha permesso con un pizzico di follia questo concerto, nato forse casualmente, ma niente succede per caso. E volevo condividere con voi questa mia prima esecuzione di Rachmaninoff, è la prima volta che io eseguo questa sonata. E la verità. È la verità, certo, mi sono diciamo con un pianista, un musicista così diventa tutto più facile. Però veramente questo è un giorno importante per tutti noi. Sappiamo che questi mesi hanno fiaccato tutti noi, qualcuno ha perso degli amici, chi dei parenti, però la musica sempre nella storia, la musica è stata sempre foriera di buone cose, di positività. Quindi a me piace vedere il futuro con grandi difficoltà, probabilmente saremo con la mascherina per ancora tanto tempo, ma chi se ne importa, cioè chi poi se le disegna, chi se la cuce, chi se la... L'importante è che andiamo avanti, che curiamo ancora i nostri sogni, perché sono importanti. Quello di suonare con il maestro Pappano per me era un sogno qualche anno fa, poi è diventato realtà. Oggi insieme a questo sogno ce n'è un altro nel cassetto, ma neanche tanto, perché abbiamo fatto un disco che uscirà fra qualche giorno e vi esorto ad andarlo a prendere a Studiorama, qui vicino, il negozio che venderà il nostro disco. Io non so se il maestro ha voglia di fare un saluto al pubblico, ma noi ci terremmo tanto che tu facessi un saluto a noi. Beh, per dirla tutta, anch'io ho suonato la sonata di Rachmaninoff per la prima volta, allora... No, veramente Gigi, grazie per la tua amicizia, per la tua collaborazione, per questo invito di stare qui in questa sala con voi e di essere i primi, dopo il lockdown, di inaugurare la rinascenza di questa sala. Per noi è un orgoglio, vi ringrazio veramente.